Live, sì, è live, un secondo. Allora, ho fatto tutto. Ok. Perfetto. Allora, buon pomeriggio a tutti. Non togliamo i capelli in diretta con voi, anche un minimo presentabile, insomma, come sempre. Fatemi controllare qui se la batteria è tutto a posto. Che oggi dovete sapere che non possiamo attaccare, almeno non oggi, in questi istanti, non possiamo attaccare la corrente perché la corrente è andata via e quando va via in queste zone poi non si sa quando torna. Buon pomeriggio a tutti, sto vedendo che state iniziando ad entrare in live, quindi tra l'altro poco fa una cosa comica che volevo condividere con voi. E c'era una mucca incazzata cioè, qua sotto, forse la sentirete pure adesso, tra poco. C'era una mucca che, penso, non lo so, la Pavarotti di Watamu, cioè una roba mostruosa, incazzatissima, stava qua dietro, qua, dietro questo muro qui, ok? Tutto, ma c'era sta mucca incazzata che girava lì e mo adesso sta qui fuori e continua a smadonnare alla Pavarotti, fa un casino assurdo, cioè potete capire. Ecco, la tipo adesso mi sa che si è sentita. Comunque, oggi sto col caricabatterie perché è andata via la corrente. Oh. E quindi niente, buon pomeriggio a tutti, anzi fatemi parcheggiare questo treppiedino così almeno parliamo con calma. Allora, voi come state? Tutto bene? Come sta andando la vostra attività di network marketing? Che state combinando? Che state facendo? Mettiamoci comodi così. Ok. Che state combinando? Vediamo un po'. Buon pomeriggio Andrea, ciao Angelica, ciao Christian, ciao Marco. Allora, ciao Vittoria, buon pomeriggio. Allora, è molto... Oggi in questa live vi parlo dei benefici dell'avere la capacità di non attaccare i pipponi né ai clienti, né agli ospiti dei vostri eventi, né ai distributori in downline e né ai leader. Ci sono tantissimi benefici che potete tranquillamente sfruttare se riuscite a comprendere che più siete sintetici, meno bordelli di discussioni lunghe ore, tutta sta roba qui fate, più la vostra attività camminerà, più il vostro business migliorerà, più il vostro successo si avvicinerà. Allora, nel mondo del network marketing dovete sapere che è estremamente importante che voi capite che se attaccate i pipponi le persone scappano. Cioè, questo è bene piantarselo in testa in modo molto, ok, piantatevelo bene in testa. Più attaccate i pipponi alla gente, più siete lunghi, più siete monotoni, sempre, ma anche magari monotoni. Cioè, quindi le pippe monotone, cioè sono ancora peggio di un bordello allucinante. Più siete petulanti, che state lì a parlare le ore di qua e di là, più non avrete successo, cioè le persone scappano. Perché non bisogna attaccare pipponi? Cioè è molto semplice. Perché le persone di solito amano la leggerezza. Di solito le persone odiano che altre persone gli si attaccano addosso come zecche. Soprattutto quando le cose ancora non si capiscono. E se quindi agganciate bene... Ciao Elena, buon pomeriggio. Se quindi agganciate bene questo discorso, è chiaro che poi la vostra attività inevitabilmente va a livello successivo. Io ho conosciuto un sacco di distributori che lo vedo tuttora, cioè in Italia quando faccio eventi di network marketing di qua e di là, vedo tanti distributori che a fine evento che inizio evento tartassano di brutto. Ciao Maria Teresa, buon sabato anche a te.
tartassano di brutto questi ospiti, cioè gli rompono talmente tanto le scatole che questi già dall'inizio partono, poco prima di, neanche partono, poco prima di partire l'evento già hanno, diciamo, una capoccia così, piena di informazioni, perché chi le ha invitate gli ha attaccato sto pippone prima dell'evento, parlargli, 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 e questi iniziano con uno stato d'animo già molto appesantito, cioè si guardano l'evento tutto già con un'aria Madonna, questo già mi ha fatto due palle prima di iniziare, figuriamoci adesso l'evento, cioè ci partono con una psicologia totalmente sbagliata. Non solo, le persone, queste persone gli distruggono la psicologia e le scatole già prima dell'evento. Durante, mentre c'è la spiegazione, parlano e alla fine dell'evento, qualunque esso sia, ok, continuano ad attaccare pipponi, queste parlantine massacranti a tutti gli ospiti. Sapete, buon pomeriggio, Yael, buon pomeriggio Stefano. Cioè, sapete che cosa succede poi alla fine? Che non sponsorizzate nessuno, che le persone scappano a gambe levate, le persone se ne vanno via, vogliono tornare a casa, vogliono andarsene, perché non si sono sentite a loro agio, perché hanno avuto, qualcuno gli ha fatto, cioè sta persona che l'ha invitata gli ha fatto un invito magari pure carino, però è arrivato in serata, santo Dio, non è riuscito nemmeno a godersi un briciolo di evento, perché parlare, 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 parlare. Cioè, tu palle con sto parlare, no? Male al cuore, Federico, esatto. Cioè, pesante, troppo pesante. Cioè, non attacca, se avete, voi non attaccate i pipponi, ma se avete distributori che lo fanno, cercate di farglielo capire col giusto modo che parlare, 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 fare due palle così a sti ospiti prima dell'evento, durante l'evento, dopo l'evento, cioè, non va bene. Non può andare bene, cioè è assolutamente controproducente. Questo per quanto riguarda gli ospiti. Cioè la persona non farà mai business con voi perché la sua mente entra in confusione, non si sente a suo agio e che cosa trasmettete? Trasmettete che voi avete bisogno di quella persona perché non riuscite a starvi zitti, cioè avete paura che vi dice di no. La persona inconsciamente lo riceve, vi dà picche e puntualmente non entra nessuno all'interno del business. Questa è vero o non è vero? Questa è la pratica proprio spiegata in modo molto semplice di quello che succede se voi fate questo nei confronti dei vostri ospiti. Ok? Ogni volta, porca vacca, non mi presento per le persone nuove, vedo che ci sono, ultimamente c'è stato un botto di iscritti anche al blog, sta aumentando tutto. Riccardo Di Gasparro, ci devo prendere l'abitudine a dirlo all'inizio delle live. Ok, quindi gli ospiti, per favore, come trattare gli ospiti? Vi do qualche suggerimento. Anzi, vi dico quello che faccio io, ok? Non deve essere per forza duplicato quello che fa Riccardo Di Gasparro, perché io mi muovo in un certo modo, me lo posso anche permettere. Magari se siete ancora nuovi nel settore, se avete poca esperienza o comunque siete da poco nell'industria, 1 o 2 anni, potete muovervi in un altro modo, però io vi do la mia esperienza, ok? Facciamo questa live apposta. Io che cosa faccio? Invito le persone. Quando le persone vengono all'evento, io innanzitutto gli vado incontro. Questa è tecnica speech spiegata semplice, ok? Innanzitutto, ogni volta che arrivano, io gli vado incontro, non aspetto che la persona mi viene addosso, cioè non aspetto che quella persona viene da me. Sono io il leader, ma io ancora non ho fatto diamante, ricca, ma io ancora non ho fatto le qualifiche, ricca. Devi già agire come se già fossi diamante, ok? Psicologia. Andate incontro alla persona, siete voi i leader, ok? Un bel sorriso, una bella stretta di mano e gli date il benvenuto. Se avete da fare nel vostro business delle degustazioni, far provare qualche prodotto, fateglielo provare. Buongiorno, buon pomeriggio Antonella. Fategli provare, ok, quello che deve provare, nella grazia di Dio. Poi lasciatelo nell'ambiente.
Lasciategli godere le sensazioni dell'ambiente. Mi auguro che l'ambiente dove lavorate, dove fate business, dove fate network sia all'altezza, ok? Quindi lasciate che venga assorbito dall'ambiente, che venga influenzato in qualche modo positivamente dall'ambiente. Io prendo, lo lascio e me ne vado proprio. Cioè, dico, guarda, torno subito, vado un attimo dai miei distributori, alcuni miei collaboratori mi stanno aspettando. Arrivo, tu intanto mettiti pure comodo. Cioè, io lo lascio proprio, ok? Lasciate i vostri ospiti liberi di vivere la sensazione, l'evento. Poi è chiaro, io mi muovo così perché io personalmente gestisco la mia organizzazione e il mio business in modo molto pesante, metodico, sono preciso, non ci sono cagate nei miei eventi, stronzatine, varie. Quindi valutate sempre il vostro evento dove siete oggi, ok? Perché magari può essere disturbato da un altro collega. Cosa vi può succedere? Questa è tutta esperienza pratica vissuta sul campo anno dopo anno. Che magari voi vi comportate bene, ma vi arriva un collega, vi arriva un amico lì, un distributore che magari gli attacca quello, il pippone, al posto vostro. Cioè, non deve accadere sta roba. Quindi controllate bene tutto e poi muovetevi di conseguenza. Cioè, avete agganciato il discorso? Questo è quello che faccio io. Poco prima che inizia l'evento, io che cosa faccio? Gli dico, mi raccomando, adesso goditi l'evento perché ci sono cose molto importanti, c'è qualcosa di veramente molto bello che sicuramente ti piacerà, datelo per scontato che ti piacerà, sicuramente lo troverai interessante, quindi mi raccomando, mettiti comodo, ma prenditi questi 30 minuti, questi 40 minuti, quello che è, mi auguro non fate presentazioni da un'ora e mezza che attaccate i pipponi alla gente con le presentazioni, ok? Goditelo perché ci sarà qualcosa di molto bello. Questa si chiama preparazione psicologica per gli ospiti. Cioè voi dovete preparare psicologicamente gli ospiti a recepire il messaggio. Queste cose che vi sto dicendo, oltre che hanno un valore estremo, vi semplificheranno una vita, cioè un botto, tutta la vostra attività. E raggiungerete il successo molto prima. Sapete perché? Perché non tutti attuano queste cose, queste tecniche. Non tutti ci pensano, non tutti hanno la possibilità. Le persone vanno preparate psicologicamente. Io lo dico sempre ai miei distributori, soprattutto anche in fase di startup. Le persone all'inizio del loro percorso vanno preparate psicologicamente. Ma non è la live questa di parlare come si prepara psicologicamente una persona di qua e di là, però questo si deve fare. La stessa preparazione psicologica gliela dovete dare all'ospite, perché l'ospite molte volte, spesso e volentieri, non sa neanche che cavolo sta ad ascoltare, non sa neanche cos'è, neanche di striscio il network marketing. Magari si è fatta un'idea sbagliata. Magari la persona cioè, sta lì e non riesce proprio a comprendere. Quindi se voi li preparate psicologicamente questi, tutti... Eccola, l'avete sentita, è incazzatissima, la mucca sta qui intorno, sta girando. Cioè, se li preparate psicologicamente, le persone, gli ospiti poi approcceranno il business psicologicamente in modo diverso. Ma se non gli dite una mazza e gli attaccate solo sti pipponi, prima, durante, dopo, a destra, a sinistra, su e giù, capite bene che poi non sponsorizzate nessuno. Quindi poi non prendetevela con la vostra azienda, col piano marketing, con i leader, con lo sponsor, che è cattivo, o quello, o chissà con chi. Cioè, avete capito il senso? Non prendetevela poi con nessun altro, ma ve la dovete prendere con voi stessi. Questi sono suggerimenti d'oro. Cioè, ste robe qui in giro in Italia non le sentite nelle live su Facebook, non ve le dice nessuno queste cose. Non ve lo dico per tirarmela io per fare lo splendido in live, cioè non mi interessa, ok, di queste boiate da teenager. Vi dico le cose perché so perfettamente quello che trovate in giro. E queste cose che vi dico io nelle live,
fidatevi che a trovarle in giro ha voglia cercare, ok? Quindi mi raccomando, mettetele in pratica. Io poi ripeto, Riccardo Di Gasparo ve le dice, poi dovete essere voi quelli che mettono in pratica le cose. Quindi con gli ospiti degli ospiti ne abbiamo parlato. Altra tipologia di pipponi che non dovete attaccare in downline. Nella downline, se volete, magari siete in un momento in cui volete sentire, vi sentite Anthony Robbins, no? Ci saranno un po' questi momenti perché volete motivare l'organizzazione, perché volete, non so, fare sentirvi gli Eric Ward della situazione. Se motivate nel modo sbagliato la vostra downline, e manco oggi mi sono preso l'acqua, maledizione, vabbè. Se motivate in modo sbagliato la vostra downline, è chiaro come la luce del sole che risplende oggi qui a Watamu in Africa, ok? Che la vostra downline vi si rivolterà contro. È lo stesso identico discorso. Lo stesso identico discorso. Non potete attaccare pipponi in downline. A spiegare le cose in modo petulante, che sta, ma lui non l'ha capito. E allora continuate a dirgli, a spiegargli le cose. A volte le persone, lo sapete che non vogliono essere aiutate? Cioè, mica tutti vogliono essere aiutati, eh? Non tutti vogliono essere aiutati. Quindi è inutile stare lì a cercare di inculcare in testa cose che magari quelli non vogliono recepire perché semplicemente non sono pronti. Cioè, non perdete tempo con queste azioni ridicole e non vi muovete così, beh, nei confronti della vostra downline. Cioè, comportatevi da leader. I leader parlano una volta, parlano due. Cioè, poi hanno altro da fare, eh. Cioè, non è che possiamo stare sempre lì a chiamare sta downline. Perché io tanto lo so, queste cose vi capitano sempre fino a quando avete 5, 10 distributori, 15 distributori. Quando avrete 100, 200, 500, 1000 downline, quello che è, non avrete più il tempo di farle certe azioni, sappiatelo. Però io intanto ve lo dico, ok? Fatemi leggere qualche commento che ho visto che avete scritto. Eh sì, bisogna agire da leader, esattamente. Riccardo, una domanda. Ciao Stefano, buon pomeriggio. Un distributore in download? Che lo stai scaricando? In downline, sicuramente ha fatto l'errore Trevor. Un distributore in downline che non ti avvisa di che tipo di ospite ha e che nemmeno te lo presenta quando arriva. Tu come upline vai diretto a presentarti anche se quella persona non sa chi tu sia, un bel impatto, fa un bel impatto sull'ospite, domanda da 20 miliardi di dollari, questa di Stefano. Allora, questa è una domanda tecnica, eh? Cioè questa è roba specifica, ok? Allora, fatemi spostare un attimo, non so perché adesso si vede. Rispondo, eh? Perché mo si vede più basso? Sta caricando, spero. È tutto, vedete, oggi la corrente a Watamu purtroppo è andata via e non sappiamo quando torna. Sì, questo è carico, qua sta caricando. Vabbè. Allora, io intanto ti piazzo di qua. Non penso che si sente il vento o tutta sta roba. Vediamo un po'. Ok. Allora. Allora, quando vediamo un po', non ti avvisa di che tipo di ospite ha. Allora, innanzitutto, quando le persone non vi avvisano, quando i vostri distributori non vi avvisano, cioè non c'è molta collaborazione, non è ovviamente un buon segnale. Però non è che dovete trasformarvi in bestie che gli date addosso e gli strappate la carne viva da dosso perché non vi calcolano. Intelligenza emotiva, comprensione, un bel respiro, perché tanto da leader nel mondo del network dovrete ingoiare molti rospi, ok? Semplicemente che cosa fate? Fate quello che ha scritto nell'ultima parte Stefano, cioè andate voi dalla montagna. È Maometto che va dalla montagna, va verso la montagna, cioè qualcuno si dovrà pur muovere, quindi se lasciate andare, no, ma che me ne frega, fa tutto lui, vabbè, la prossima volta sarà. No, dovete andare voi con la giusta educazione, la giusta sensibilità, la giusta intelligenza emotiva, il giusto atteggiamento,
andate voi nei confronti verso l'ospite che sta con la vostra da online, che ancora non ha capito che magari se edifica le upline poi si duplicheranno cose buone. E basta e vi presentate, cioè questo è il modo più intelligente per risolvere questa situazione. Quindi assolutamente, assolutamente sì. Poi è chiaro che ci sono anche altre dinamiche, ci sono anche altre dinamiche. È molto più complessa di come l'abbiamo detta, eh? Però intanto non divago, rimango focalizzato sulle cose che so più importanti che vi servono in questa live. All'inizio mi hanno attaccata in tre con tre pipponi, Glenda Spadaro o Spadaro? Io con i cognomi, ragazzi, sono un po' una tragedia. Sono scappata su. Guardate che ha detto Glenda. Guardate cosa sta dicendo Glenda. Cioè, queste cose accadono all'ordine del giorno nel mondo del network marketing. Purtroppo, io non lo so perché poi. Forse i leader che gestiscono ste reti non hanno intelligenza emotiva, non lo so. Cioè, queste sono azioni pratiche, spicce che possono servirvi come il pane quotidiano. Cioè, eppure vedete, c'è un botto di gente che è stata assalita all'inizio da gente addirittura in tre. Cioè, pensate la gravità, ancora peggio. Non solo ti attacca il pippone prima, durante e dopo quello che ti ha invitato, ma ti circondano anche. Cioè, sta live vale non si sa quanti miliardi di dollari, ok? Cioè, veramente, questi sono errori che fanno un botto di persone, cioè fanno tantissime persone, veramente tante persone si mettono lì intorno all'unico ospite. Ah no, perché veramente tu che fai? Cioè, mamma mia, magari fanno l'errore di stare lì a edificarlo pure, no? Perché tutti e tre per mostrarsi piacevoli, per farsi vedere che loro sono in sintonia, che sono persone che lavorano su altre energie, su altre frequenze, magari gli fanno anche i complimenti e quindi iniziano ad edificarlo come fosse Gesù Cristo e magari poi arriva il leader che non sa che cosa gli è stato, che Macumba, in Africa ci sono le Macumbe, no? Che Macumba, parliamo in tema, gli è stata fatta sta poro disgraziato e arriva il leader che si becca tutte le paranoie costruite dagli altri distributori. Cioè, non fate sta roba. Veramente. Grazie che l'hai detto, Glenda. Cioè, è terrificante. Buongiorno Cesira, buongiorno, ciao Roberto, ciao Miriam. Ok, Stefano? Sì, diventano vampiri, esattamente. Cioè, è veramente una tragedia. Cioè, la problematica è seria, cioè, non sto giocando. Molti si bruciano diamanti perché magari arrivano veramente in serata agli eventi, persone che sono veramente capaci, competenti, che hanno quella marcia in più, che hanno quella determinazione, che hanno quella voglia di spaccare il mondo. Arrivano queste persone che veramente hanno qualità e vengono bruciate. Da questi atteggiamenti ridicoli, vengono sommerse da informazioni, gli vengono attaccati dei pipponi assurdi e lasciano il business prima di neanche di ascoltarlo. Io vedo molte volte persone che vanno via a metà dell'evento, a metà della presentazione. Cioè, io lì d'accordo che le persone sono strane. D'accordo che la gente è strana, ok, però santo cielo, se uno va proprio via a metà presentazione, vuol dire che tu che l'hai invitato molto probabilmente non hai fatto il tuo lavoro, oppure che i leader che gestiscono la serata non sono all'altezza, non hanno trasmesso il giusto carisma, il giusto atteggiamento, oppure, punto numero tre, è che l'evento ha fatto schifo. La presentazione è stata fatta da oratori che non sanno neanche come si presenta un business, quello che devi fare, ne parlerò poi più in là, non vi dico troppe cose, però insomma, cioè, hai capito il senso? Cioè, fate attenzione. Ciao Giampaolo, ciao Luciana. Cioè, io quando inizio
A parlare con un ospite noto che si avvicinano altri distributori mi allontano per evitare tutto questo. E tu sei uno intelligente allora. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Io pure, quando vedo che c'è troppa calcagna, troppo marasma in una zona, io prendo e me ne vado proprio. Io non partecipo. Non partecipo a risse, a orge mediocri, a tutte ste boiate. Cioè, levatevi di mezzo piuttosto, fate quello che fa Yael. Ciao mamma, vedo che ti sei connessa, è arrivata pure la mamma in diretta. Punto 4, l'ospite ha la mente chiusa. Sì, esatto, molto probabilmente gli ospiti all'inizio, cioè mo no, molto probabilmente, quasi tutti hanno un po' la testa che non è molto predisposta a sentire tutta questa serie di discorsi, libertà finanziaria. Poi ci sarebbe da farvi, no, una live di un'ora, una live di 4 mesi su come si presenta un business, come fare, cosa dire per essere efficaci, come presentarvi in pubblico, cosa dovete mettervi, cosa non mettervi, cosa evitare, cosa dire, cosa non dire. Cioè, posso stare a parlare qui per 8 mesi, ok, solo di questo argomento. Quindi avete agganciato il discorso? Cioè, è molto importante che voi agganciate queste cose, sia con gli ospiti che con le downline. Altro punto importante di questa live: attaccare pipponi ai leader. Questo è un altro frangente, un'altra zona. Non si attaccano i pipponi ai leader. Quando volete parlare con qualche leader qualificato, dovete sapere che i leader odiano quando qualcuno inizia ad attaccare i pipponi, inizia a stare lì. Cioè, io a volte lo dico a tantissimi miei collaboratori, anche gli audio su WhatsApp, questa è un'altra cosa. Cioè, non dovete fare audio su WhatsApp da 16 giorni, nemmeno tra di voi, figuriamoci a un leader. Cioè, i leader non hanno tempo. Sapete quante persone mi stanno contattando da quando il blog è schizzato, sta a fa bordello allucinante, ha conquistato posizioni, prime posizioni a raffica? Quante persone stanno tentando di contattarmi, di dirmi: oh, di Gasparro, vedo che sei un gran bel professionista, che ne pensi di valutare questo business? L'ultimo messaggio mi è arrivato l'altro ieri. Che ne pensi di fare questo? Allora, no, perché lo sai? Adesso ti spiego. Pippone, la nostra azienda è incredibile, è perché questo, è perché di là, e siamo i primi. Quello va bene magari con uno che non ha tutta questa esperienza, ma i leader vanno trattati in modo diverso. Vedete l'intelligenza emotiva? Con gli ospiti vi ho detto che dovete lavorare in un certo modo, dovete dirgli le cose in un certo modo, muovervi in un certo modo. Con la downline vi ho detto altre cose. Con i leader, ancora incazzata sta mucca durante tutta la live, con i leader un altro paio di maniche ancora. Perché? Perché dovete entrare nella psicologia, ve lo dico sempre. Poi voglio avere successo nel network, volete fare i soldi nel network, volete diventare trilionari e non comprendete queste cose che vi dice Riccardo Di Gasparro nelle live, ok? Cioè, volete fare i soldi con la pala e non comprendete la base, ok, della comunicazione che si dovrebbe avere con gli ospiti, con la downline e con i leader, che non è quella, è tutt'altro che attaccare pipponi, ok, è tutt'altro che stare lì ad ammorbare queste persone. I leader non hanno tempo, signori. I leader. Non gli va assolutamente ai leader di stare ad ascoltare audio di 5 giorni, perché non è vero. Cioè, se trovate leader che stanno lì, no, ma perché io lo ascolto, no, ma perché io di qua, è un leader che non ha niente da fare dalla mattina alla sera ed è un leader che ha tempo da perdere. Cioè, mi dispiace dirvelo così, ragazzi. Ma Briatore, il tempo di stare ad ascoltare i vostri audio di 5 minuti su WhatsApp, il tempo non ce l'ha, ok? Elon Musk, Bill Gates, tutti questi personaggi, il tempo di stare ad ascoltare i vostri audio da 5 minuti non ce l'hanno. È così. Le persone di successo non hanno tempo da buttare con i pipponi, a perdere tempo in questa maniera. È la verità.
Io poi lo so che vi dico le cose in modo piuttosto crudino, ok? Lo so che molti magari ci rimangono male, rimangono un po' straniti da queste live, però è così. Non è un discorso di essere poco umili, come sento dire spesso. Ma sapete quante volte me l'hanno detto a me? Ma Di Gasparro è poco umile perché non risponde ai commenti su Facebook, a tutti i commenti su Facebook, non risponde sulla fanpage se gli mandi un messaggio. Tra l'altro ho impostato un messaggio di risposta automatica sulla fanpage proprio per ottimizzare i tempi, perché chiunque mi scrive. Cioè, non è una questione di essere poco umili, non è una questione di essere brutte persone, snob. È una questione che io, porca vacca, i libri che mi leggo e i libri che mi sto leggendo da 10 anni a sta parte, io li metto in pratica. E se ho letto su un botto di libri che i leader non perdono tempo in chiacchiere, i leader fanno, i leader si muovono in un certo modo, mi spiegate perché io dovrei stare su WhatsApp ad ascoltare audio da 5 minuti l'uno? E perché voi dovreste farlo se volete diventare delle persone di successo? Cioè, spiegatemelo. Datemi una spiegazione logica. Cioè, lo sapete, no? Sapete come funziona? Cioè, e levate sta mosca. Le mosche qui in Africa, cioè, dovete sapere, resistono alle intemperie, cioè, non si sa come. C'è cioè, un vento allucinante, loro arrivano, planano perfettamente, si posano, sono degli F-117 che arrivano, c'è cioè, allucinante. Luciana, personalmente ti ringrazio per la tua crudità. Eh sì, ragazzi, è la verità. È la verità. È così. Ci ho fatto anche un articolo come contattare i leader, come parlare con i leader. Lo trovate nella sezione articoli rari, perché in realtà lo sono. Cioè, non avete mai visto una roba del genere né in Italia né nel resto del pianeta, delle cose che trovate nella sezione articoli rari del blog riccardogasparro.com. Cioè, bisogna avere l'intelligenza emotiva di comprendere che non si attaccano i pipponi alle persone. È così, non si scappa. Cioè, potete metterla come vi pare, rigirarla, cuocerla come vi pare, non si scappa, signori. È così. Conficca i chiodi di garofano nel limone, alle mosche non piace la combinazione. Ah, consiglio strategico. Ah, tra l'altro, sapete, mo vi dico pure questa. Nel frattempo, se qualcuno vuole fare qualche domanda, me la faccia. Sapete che le live io le sfrutto, cioè le sfruttiamo insieme per parlare. Mi è venuto in mente di dirvi questa cosa. Sapete che mi sto informando su come andare in Uganda, ovviamente con la mia famiglia, per andare a vedere i gorilla. Dicono che sia qualcosa di meraviglioso, di spettacolare e anche molto pericoloso. Perché i gorilla, non so se qualcuno di voi ha mai visto Bear Grylls. O non lo so, insomma, ce n'era pure un altro che stava facendo un programma su D-Max spettacolare. E ci voglio andare in Uganda a vedere i gorilla perché è qualcosa di incredibile e voglio conoscere anche le persone, alcune persone ranger lì di zona, perché con alcuni progetti che ho in mente ho bisogno dei contatti giusti per poter aiutare insomma alcune cose. Ok, vediamo un attimo che si sta svegliando tipo Ariele in diretta. Vediamo un po'. Scusate, ragazzi. Quindi, non lo so, se continua a piangere, molto probabilmente vi devo lasciare, perché la madre. Dove sta la madre? Sta qui a prendere. Ah, sta lì spianata in piscina. Ok. Guardate la lucertola. Si vede? Sta tipo qua. Eccola qua. È dal sole. Tra l'altro non so neanche come fa. Cioè, allucinante. Quest'ora prendere il sole in Africa è devastante. Sto cercando di imparare e mettere in pratica quello che dici. Tendo ad essere complesso e spesso. Come questo errore, grazie per rimettermi sulla giusta via. Eh sì,
Cioè, guardate che è così. Cioè, non bisogna. Scusate. Madonna, quant'è arrabbiata sta mucca. Questa è la live della mucca, signore. C'è una mucca arrabbiatissima che sta girando qui col due corna. Anzi, non so neanche se è una mucca, in effetti. Comunque, vabbè. Bisogna crescere a livello emotivo, bisogna crescere a livello di intelligenza emotiva. Non si scappa, maledizione, non c'è ancora la corrente. A Watamu, qui siamo senza corrente. Io infatti sto col caricabatterie, se no non potevo farvi neanche la live. Oggi è andata via la corrente. Infatti fatemi chiudere presto pure il frigo qui. Il freezer non si apre assolutamente. Speriamo che torni presto. Avete capito? È arrabbiata perché non partecipa alla tua live. Sì, molto probabilmente è arrabbiata perché non partecipa. No, sul serio, ragazzi. Cioè, sta qui intorno, si muove, è agitatissima e non lo so, cioè, no, secondo me sta smadonnando. Cioè, veramente. Ok? Si sente? Ah, si è sentito, Marco dice che si è sentita la mucca? La mucca o quella specie di mucca, non so neanche che cavolo è. Ok, fatemi mettere qui che voglio bere un po' d'acqua, che sennò lì sul divano. L'avete sentita ancora un'altra volta? Incredibile. Pensate alle persone, mo dopo lo metto nel titolo della live, la live della mucca, come non essere mucca, scrivo una boiata per quelli che non l'hanno vista la live e pensano di trovarsi le mucche nelle live, invece sentiranno soltanto il boato delle madonne di questa mucca regina. Dovrà partorire, lo sai che non lo so? Cioè, no, cercherai il toro. Cioè, è veramente incredibile. Cioè, fidatevi, prima stava qui sotto, io se partivo con la live prima era veramente casino, cioè non ce la facevamo mica a fare la live, cioè è troppo incazzato. Cioè, poi fa un caldo assurdo, cioè rilassati un attimo. Oggi cielo limpido. Qui dovete sapere che a marzo è agosto, come fosse agosto in Italia, cioè fine estate in Africa, in Kenya. Quindi in Kenya, non in Africa, perché l'Africa è grossa 740.000 volte l'Europa, un altro po', cioè, ok. Va bene, signori, avete capito quindi l'importanza di non attaccare i pipponi? Cioè, mi raccomando, fate le persone serie e cercate di comprendere questi punti di cui vi ho parlato, perché non è buono farlo né con gli ospiti, né con le downline, né con i leader, ve l'ho detto. Poi se perseverate e non spiegate questo alla vostra downline, ho sentito la live di Riccardo Di Gasparro che magari buttate merda su di me, ok? Ma diteglielo, taggateli questi distributori, cercate di fargliela sentire questa live, cioè sono cose molto importanti, eh? Tantissimi ospiti, tantissimi distributori vengono bruciati perché le upline, gli sponsor hanno un'intelligenza emotiva pari al bicchiere di usato di mio figlio e fanno solo che grossi danni. Cioè, fategli capire queste cose, cioè, ditegliele queste cose. Ok, ciao Stefania, buon pomeriggio. Va bene, ragazzi, io. Dei suggerimenti in questa live per gli ospiti, meeting, cose varie, cioè ve l'ho detto. Poi, ripeto, se dovete essere voi che mettete in pratica questi insegnamenti e che vi svegliate e non fate l'esatto opposto di quello che dovrebbe fare un leader, ok? Soprattutto anche riguardo l'atteggiamento, dovete mantenere l'atteggiamento ben preciso, soprattutto riguardo la domanda che ha fatto Stefano sopra. Molto importante, quando arrivano gli ospiti, vedi i tuoi distributori, la tua online che ha ospite, tu magari sei un leader qualificato, nessuno ti presenta gli ospiti, non c'è collaborazione, tutti fanno come gli pare. Molto male perché quello non è un grande team che sicuramente poi potrà conoscere la via del successo. Cioè, se tutti fanno come gli pare,
non si va da nessuna parte. Quindi se nella vostra organizzazione, nel vostro business ancora non ne ha mai parlato nessuno, magari cercate di dirlo ai vostri leader, cercate di parlarne ai vostri leader in upline, e se vi accorgete appunto che avete distributori che si comportano attaccando pipponi a tutti, a destra e a sinistra, che tolgono la curiosità, tolgono l'entusiasmo a tutti gli ospiti, tolgono l'energia buona, ditegli di farvi fare, di inserire l'argomento nei training di zona che avete. Cioè, spero che capiterà in Sicilia un qualche evento molto interessante questa live. Ciao Vittoria. Oddio, in Sicilia è molto difficile, sono onesto. Ho ricevuto un messaggio anche da parte di un mio caro collega, simpaticissimo, di un'altra compagnia di network marketing, vuole prendere un aperitivo con me, vedermi quando rientro a Roma. Ma cioè, non è cattiveria, io non ho più tempo, ragazzi. Cioè, io mi sono dato una scadenza, cosa che dovreste fare anche voi. Io ho 33 anni, mi sento sicuramente una persona giovane, mi sento sicuramente on ramp, cioè a bestia, ok? Però non posso stare in eterno, ok, senza raggiungere i miei obiettivi. Molti di voi potrebbero pensare, ma tu hai già fatto carriera nel network marketing, hai già avuto risultati, casa boccea, le cose, su, giù, destra, sinistra. Io vi dico la verità, mi sento che non ho fatto proprio niente e i miei standard sono molto più elevati di quanto potete immaginare. Quindi io mi sono dato un tempo, cioè non state lì a fare network marketing alla come viene, vabbè sto mese vediamo come viene, i prossimi 6 mesi va, poi se non ce la faccio ci riproverò. No, arriva un momento in cui dovete vincere, non si scappa, il momento in cui arriva il momento vero che dovete tirar fuori le palle, dovete buttare sta palla in rete, la dovete buttare in rete, non potete scappare. Quindi prescia, datevi una mossa, tra un po' Jingle Bells arriva, Babbo Natale, regali, vigilia di Natale, Santo Stefano, Pandori, Panettoni, sfugliatella napoletana, grassi a destra e a sinistra e inizierà un nuovo anno. Come volete arrivare quest'anno, cioè il 31 dicembre 2019, che attaccate ancora pipponi a tutte le persone che incontrate, che non aumentate questa intelligenza emotiva, che pensate sempre come volete voi e come dite voi e non ascoltate nessuno, o le volete cambiare le cose? Cioè, a un certo punto bisogna darsi una svegliata. Ok? Vincerai come hai vinto il 31 giugno. Devo riguardarmi a questa live, sono arrivato tardi come al solito. E vabbè, tanto ragazzi, ce lo vedete... Io adesso ho iniziato a farvi delle live pesanti, bam bam bam, come un martello pneumatico, e rimangono registrate, quindi potrete guardarle quando volete e poi finiranno anche sul canale di YouTube. Adesso da qui non mi metto a caricarle anche sul canale di YouTube perché non mi va, vi dico la verità, tanto è inutile stare a fare i marketers, i networker, specialist carpiatic system online, che state sempre sul pezzo, perché io sto qui in vacanza, ragazzi, mi gratto anche molto dalla mattina alla sera, perché in vacanza non si fa nulla se non quello di rilassarsi e poco lavoro e molto relax. Questa è la verità, chi vi dice il contrario è un cazzaro e lo fa per fare lo splendido. In vacanza vi dovete rilassare, questa è un'altra cosa che ne dovrò parlare in un'altra live. Cioè, non potete stare a fare 500.000 eventi tutti i mesi, tutti i giorni, di qui e di là, poi avete una vita privata, una coppia, un compagno, una compagna, una famiglia, quello che è, e state sempre intrippati col lavoro, con gli obiettivi, pure durante i momenti in cui state con la famiglia. Cioè, dovete imparare pure a staccarla, sta spina. Dovete darvi una regolata. Cioè, è molto importante, ok? Comunque, vabbè, non è questa la live. Va bene ragazzi, io credo, vedo che la barba mi si è anche un po' allungata, io oggi me la rierapo a zero, dopo andiamo a fare un bel aperitivo, domani e domenica ce ne andiamo in una
Scuola, mi sembra. Come aveva detto Martina, boh, vabbè. Ce ne andiamo in qui a un'oretta di macchina da qui. Prima in una chiesa facciamo la messa, domani vediamo questa messa keniota come la fanno, che dicono che ballano tutti, colori, cose di qua e di là, e la vogliamo andare a vedere con una persona che è proprio qui di zona, italiana, che si è trasferita qui per scelta di vita, e sicuramente passeremo anche a dare una mano, insomma, ad altri bambini, vediamo un attimo. E dice, e di sera, domenica sera, qui funziona che andiamo a cena fuori. Ci andiamo a mangiare dell'ottimo Angus. Dovete sapere che al nord del Kenya, c'è un Angus, viene fatto un Angus spettacolare. Qui abbiamo il nostro amico imprenditore qui di zona, che ha un locale spettacolare che ce l'ha nel menù, insomma. Veramente molto buono, veramente molto buono. Se no, tanto vale rimanere nel lavoro tradizionale. E certo, cioè, che senso ha continuare a lavorare sempre con la stessa psicologia, sempre con la stessa testa, facendo sempre gli stessi errori alla Homer Simpson nel network marketing? Non ha senso. Ok, quindi quando ascoltate gli insegnamenti che vi passo, ok, mi raccomando, poi metteteli in pratica. Va bene, ragazzi. Dai, va, io mi vado a tagliare la barba e niente. Intanto io vi auguro una buonissima giornata. Ci vediamo domani in live come sempre. Mi raccomando, niente pipponi. Fate le persone intelligenti, intelligenza emotiva, leadership. I leader non attaccano i pipponi, che le capiscono queste cose, ok? Quindi mi raccomando, siate svegli, ok? Che tra un po' è Jingle Bell e ricomincia tutta la pappina, appunto, che vi ho detto prima. Darsi una mossa, non avrete tempo per sempre. Vi sto guardando adesso anche nella camera, ok? Non avrete tempo per sempre. Mi raccomando, il tempo è denaro. Utilizzatelo con intelligenza. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.